Destati, destati, figlia mia. Scopri il tuo potere, risveglia gli occhi del mondo. Io sono Bayonetta, ultima discendente dell'antico clan delle streghe di Umbra. Oh, Giorgia, sei la migliore, spacchi assai. Anche tu sei andato molto bene. Grazie. Come provatoriale, non eri affatto male, sì. Sì, ma perché non diciamo ai nostri amici cosa stiamo combinando, magari? Sì, forse è il caso. Amici, questa era solo l'introduzione, una prova di introduzione per la nostra Top 5, dedicata questa settimana ai 5 migliori action game di questa generazione. Ovviamente c'è anche Bayonetta, scopriamo in quale posizione. Diciamo la verità, a noi giocatori piace menare le mani. Fin dai tempi dei beat'em up a scorrimento, nelle sale giochi di tutto il mondo volavano cazzotti a più non posso. Con l'evoluzione del mercato, questa propensione non si è certo persa, anche se il passaggio alle tre dimensioni ha cambiato profondamente le carte in tavola. Ecco dunque che sul mercato sono comparsi i cosiddetti hack and slash, action frenetici ritmati, in cui distribuire sonore mazzate a orde interminabili di avversari, esibendosi in combo più o meno complesse. In questa top 5 abbiamo selezionato i 5 migliori action game di questa generazione. Forse in molti l'hanno dimenticato, ma uno dei primi progetti esclusivi per PlayStation 3 fu il chiacchierato Heavenly Sword. Il titolo si proponeva come un hack and slash molto vario, sia per la presenza di diverse tipologie di armi imbracciate dalla protagonista, sia per l'ottima alternanza delle fasi di combattimento. Dal punto di vista del gameplay, il titolo non ha registrato risultati incredibili, ma la qualità della narrazione e della recitazione digitale erano davvero al top. Heavenly Sword fu uno dei primi prodotti ad utilizzare il performance capture per mettere in risalto la priorità della performance attoriale. Resta ancora oggi un titolo interessante da scoprire. Action è sinonimo di Devil May Cry. La famosa serie Capcom ha rappresentato una vera e propria rivoluzione all'interno del genere di appartenenza, scrivendone di fatto il canone. Dopo i capitoli PlayStation 2, il quarto episodio è arrivato sulle console next gen, un po' affaticato, ma sempre prestante. Adesso però Dante è pronto a ripartire da zero. Sotto l'attenta direzione di Ninja Theory, il nuovo Devil May Cry propone una direzione artistica irriverente ed esagerata e non cede di un millimetro sul fronte della profondità del gameplay. Stratificato e appagante, il nuovo Devil May Cry è pronto ad infiammare gli animi dei fan. Quella di Ninja Gaiden è una serie che attraversa le epoche storiche, giungendo su Xbox 360 e PlayStation 3 dopo anni di onorato servizio addirittura su Sega Master System e NES. In questa generazione abbiamo potuto mettere le mani su ben due capitoli. Il secondo è ancora impresso nel cuore dei giocatori e rappresenta uno degli action più esagerati di sempre. I giochi di camera inquadrano da vicino l'efferata brutalità di Ryu, che non lesina combo spettacolari e prodezze da ninja. Mettiamo in questa posizione proprio questo capitolo piuttosto che il terzo, riuscito a metà, di più recente uscita. Attendiamo però la versione Wii U, che dovrebbe risolvere i molti problemi dell'ultimo capitolo. Al secondo posto troviamo una saga che non ha bisogno di presentazioni. Ci riferiamo ovviamente alla serie di God of War, esclusiva PlayStation 3 che rappresenta una vetta della categoria. Il terzo capitolo è un tripudio di violenza e azione dalle proporzioni veramente mitologiche, dal momento che Kratos è impegnato a sfidare niente meno che gli dei dell'Olimpo. Aspettiamo adesso Ascension, che arriverà a primavera e fungerà da prequel della trilogia. Nel frattempo è possibile recuperare anche i capitoli PlayStation 2 e PSP in due apposite collection. Conquista la prima posizione l'incredibile Bayonetta, vero e proprio capolavoro del genere sviluppato da Platinum Games. In attesa del secondo capitolo, che arriverà in esclusiva su Wii U, consigliamo a tutti i giocatori di recuperare questa perla, che si distingue, oltre che per la profondità del sistema di gioco, anche per gli ammiccamenti e le esagerazioni della protagonista. Originale e dinamico come pochi, Bayonetta è senza ombra di dubbio il miglior action di questa generazione.